Buonasera carissimi telespettatori e benvenuti nella trasmissione Differenzia, Ricicla, Risparmia, nella quale parleremo dell'azione per un volto più bello del Dignanese. Una grande novità nella città di Dignano è l'apertura del centro di riciclaggio che si trova nella zona imprenditoriale Dignano Nord. Lo scopo di questa iniziativa è la tutela della natura e il mantenimento del circondario per creare un ambiente di vita più sano. È una cosa importantissima, l'apertura di questa Isola Verde vuol dire molto per tutti i nostri cittadini, per tutto il nostro ambiente. Ecco, io invito tutti i nostri cittadini a portare qui i rifiuti, tutti quei rifiuti che non si possono consegnare direttamente alla nostra contrada. La raccolta differenziata è un progetto molto importante, non solo per Dignano ma per tutta la regione, per tutti quanti, insomma. Bisogna lavorare seriamente sulla raccolta differenziata, perché dobbiamo salvaguardare il nostro ambiente per tutte le nostre future generazioni. Ci sono stati tanti laboratori, sia per la popolazione più piccola che per quella più grande, per imparare alla gente come si usano questi, come l'ha chiamata l'Isola Verde. Sì, finora questo progetto, tramite questo progetto sono stati fatti 12 laboratori, ci sono state anche delle attività, altre attività pubblicitarie. È molto importante sin da piccoli imparare a cosa serve la raccolta differenziata, soprattutto ecco, bisogna istruire i bambini, non dalla scuola ma fin dall'asilo. Questo è importante, a ciò che i bambini sin da piccoli imparino appunto cosa significa la salvaguardia dell'ambiente. È stato molto simpatico sentire una delle maestre che è venuta oggi, che ci ha detto che praticamente raccolgono le bottiglie di plastica, le riportano nel negozio dove ricevono i soldi, col quale poi si pagano le gite. Ecco, è una cosa sicuramente molto bella. Io ringrazio l'asilo per questa sua attività. Ecco, se mancherà un po' di soldi continueremo anche noi. All'apertura del centro di riciclaggio a Dignano è stato presente l'assessore all'agricoltura, la servicoltura, la caccia, la pesca e l'economia idrica della regione istriana Ezio Pinzan. Abbiamo chiesto all'assessore cosa pensa del centro, visto che è cittadino di Dignano. È una cosa molto importante, molto grande per ogni città nella nostra regione. Per Dignano è una cosa che sicuramente faciliterà le immondizie, che il volume sia più o meno possibile, perché il trasporto e tutto quello che segue quando si raccogliono i rifiuti sempre fa fatica durante l'estate, anche durante l'anno, per trasportare fino al centro di riciclaggio. Questo sicuramente sarà utile ai nostri cittadini, che possono qui gratuitamente, senza alcuna spesa, portare tutto quello che a casa non serve più, tutto quello che hanno, che vogliono buttare e che si può ancora riciclare, possono portare al nostro centro a Dignano. Sarà aperto e qui possono realizzare questo che serve a loro. Ecco. Parlando nel senso professionale adesso, l'agricoltura è un produttore anche di rifiuti. Cosa con questi rifiuti riguardo a questo centro di riciclaggio? Riguardo al centro di riciclaggio, questo come agricoltura, sì, possono anche tutti quei rifiuti che hanno di plastica, tutto quello che utilizzano nell'agricoltura, quello che non si può mettere insieme con l'altra, con l'immondizia comunale, quello possono portare qui anche i nostri agricoltori, e qui possono avere anche la certificazione che alcuni rifiuti li hanno portato, e con una che dopo possono approvare dove hanno portato i rifiuti che avevano nella propria produzione. Quello che anche i centri di riciclaggio un domani faciliteranno nella nostra regione è anche il riciclaggio di tutto quello che abbiamo verde, tutto verde che si può compostare, si possono fare i compost, si possono riutilizzare dopo di nuovo come fertilizzatori nell'agricoltura. Già 500 composter ci sono nella città di Dignano, ci saranno spero anche altri?
Sì, sono quelli, tutti quelli che hanno la casa, che hanno l'esigenza di tutti i rifiuti verdi, i rifiuti biologici e tutti quelli che potevano metterlo dietro la casa, nel giardino, hanno fatto la domanda e la città ha distribuito. Tutti quegli altri che voleranno farlo in futuro, in seguito, possono fare la domanda nella ditta comunale e possono avere un composter come tutti quegli altri. L'assessore all'economia e ai progetti dell'Unione Europea, Moira Drandic-Pauro, ha spiegato l'intero progetto del centro di riciclaggio. Sì, finalmente siamo riusciti ad aprire questo centro di riciclaggio, anche grazie al progetto che abbiamo ricevuto dall'Unione Europea. In ambito del fondo di coesione ci sono stati stanziati oltre 3 milioni di cune per il finanziamento di questo centro di riciclaggio. Questo centro oggi può raccogliere oltre 40 tipi di rifiuti e tutti i cittadini possono usare questo servizio gratuitamente. Praticamente come funziona il centro di riciclaggio o come l'ha chiamato il sindaco l'Isola Verde della città di Dignano? Allora, questo centro di riciclaggio è praticamente adibito proprio a tutti i cittadini. Loro, quando vengono qui con i propri rifiuti che hanno precedentemente differenziato, devono esibire la carta d'identità, un documento, devono esibire l'ultima fattura della ditta Contrada, così da poterli riconoscere che sono usufruitori dei nostri servizi, pesano i propri rifiuti e dopo li differenziano a seconda del tipo di rifiuto. Cosa si può differenziare in questo centro? Allora, si può differenziare oltre 40 tipi, tra cui carta, plastica, metallo, si possono portare anche oli, si possono portare pneumatici, si possono portare vecchie batterie degli automobili e simili. Quali sono delle future visioni? Cosa dovrebbe portare questo centro alla città di Dignano nel senso di rifiuti? Allora, nel senso di rifiuti, con questo centro il nostro scopo è di diminuire l'ammonto di rifiuti sul nostro territorio, sul nostro territorio, e inoltre fare sì che i cittadini abbiano, diciamo, un centro dove possono portare i propri rifiuti e in questa maniera differenziare i propri rifiuti per poi avere, diciamo, anche meno rifiuti a casa, di conseguenza poi anche un conto per l'immondizia minore. È facile, dirò facile tra virgolette, costruire il tutto, ma è importante insegnare alle persone come usare, e questo è un procedimento un po' più lungo. Sì, è un procedimento che dura, tutti quanti insieme dobbiamo anche imparare ancora molte cose, a differenziare soprattutto i rifiuti. Noi in ambito di questo progetto abbiamo avuto una serie di laboratori, ce ne sono stati 12, che erano fatti appunto per differenti fasce d'età, tramite i quali abbiamo voluto insegnare come si userà questo centro di riciclaggio, ma anche come è giusto differenziare tutti i rifiuti. Questo è stato solo un passo verso questo progetto, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Noi anche con il comune di Modulino siamo in un altro progetto dove abbiamo anche altri laboratori e altri materiali informativi che dobbiamo distribuire ai nostri cittadini, e tutto con il scopo di informare tutti quanti e di creare un domani un ambiente più pulito e sano per tutti quanti noi. Come ha detto lei, insieme a Medolino avete fatto anche una recita, i bambini impareranno anche tramite il teatro come riciclare. Sì, i bambini, a dir la verità, tramite questo progetto si è anche visto che i bambini, questi più giovani, sono già a conoscenza di tutte queste cose, sanno anche più di noi, così che anche imparano i nonni il modo esatto di differenziare tutto quanto. Loro sono anche più aperti, sanno esattamente dove gettare quale rifiuto, così che almeno per il futuro sappiamo che sapranno come fare. Durante il periodo estivo nella città di Dignano aumentano i rifiuti, visto il numero sempre più crescente dei turisti. D'estate, ovviamente, anche grazie ai turisti che vengono sul nostro territorio, si aumenta il numero di rifiuti sul nostro territorio, però la ditta Contrada ha un piano e un programma di lavoro appropriato per l'estate, con il quale cerca di diminuire al massimo l'immondizia e di creare un servizio che sia sostenibile per tutti quanti. Per chi non rispetterà le nuove regole, ci sono dei sanzionamenti?
Sì, per chi non rispetta le regole, allora la città di Dignano ha finanziato delle camere tramite le quali si sorvegliano dei settori. Abbiamo già dato delle multe anche a persone che sono già state, diciamo così, acciuffate, prese sul colpo, e questo è anche uno dei sistemi, una misura per appunto diminuire l'immondizia e i rifiuti sul nostro territorio. Il responsabile alla contabilità e finanze della società per i servizi comunali Contrada, Gianfranco Ghiraldo, ci ha spiegato come funziona il centro di riciclaggio. Le persone devono entrare, quando entrano devono posizionarsi sulla bilancia, devono fare una prima pesatura che va a definire il peso in entrata del veicolo, se vengono col veicolo o se vengono a piede con una carriola o con qualsiasi cosa entrano, devono essere pesati all'entrata. Una volta pesato il materiale in entrata con il veicolo, la persona si sposta, deve andare a riporre il materiale in ogni singolo cassonetto a seconda di quello dove va a finire il materiale di riciclo, e una volta scaricato il camion, il rimorchio, che cos'ha, deve ritornare sulla bilancia in modo che si possa pesare la differenza di quello che è entrato con quello che è uscito. Cosa si può riciclare? Il principio è che nel centro di raccolta differenziata si può portare tutto quello che può essere riutilizzato, tutto quello che può essere riciclato può essere portato qua. Viene incluso in questi materiali di riciclo, vengono inclusi anche altri materiali di scarto che non possono e non devono essere buttati nel cassonetto degli immondizia mista di casa, come materiali pericolosi, batterie, vernici, altre sostanze che contengono sostanze pericolose per l'ambiente. Ci sono dei container verdi? Sì. Cosa si può mettere in questi container? Allora, ogni container ha l'indicazione accanto al container stesso del materiale che va a contenere, per cui una volta che la persona è entrata può fare un giro per il centro di riciclaggio, specialmente all'inizio sarà molto utile questa pratica, e andare a vedere dove può essere inserita ogni cosa. E i container rossi? I container rossi in generale sono adibiti alla raccolta di materiali nocivi o potenzialmente dannosi per l'ambiente, per cui devono essere coperti, chiusi, in modo che le sostanze non vadano a disperdersi nell'ambiente, o in molti casi questi sono materiali volatili per cui vengono chiusi ermeticamente, o se ci sono dei liquidi che possono fuoriuscire con la pioggia, allora è meglio che siano protetti. In generale le persone portano qui, i cittadini portano qui quello che si può riciclare, si può riutilizzare. E poi cosa fate voi della Contrada? Noi della Contrada raccogliamo, quindi una volta che questi materiali sono separati, vengono portati per ogni singola tipologia di materia, vengono portati ai centri di smaltimento che poi vanno a farli a riutilizzare per quello che serve. Non so, la carta viene nuovamente macinata per creare altra carta, il vetro viene macinato per essere fuso, per essere creato altro vetro e così avanti. Il nuovo centro di riciclaggio aumenta la responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. Per quanto riguarda l'ambiente, altra cosa, non buttando materiali, anche se riciclabili e naturali, nell'ambiente, non vanno a imbruttire il bel vedere che abbiamo. E per quanto riguarda gli stessi utenti, la possibilità di ridurre il totale dei rifiuti misti che vengono ritirati da casa vanno a risparmiare sulla bolletta, perché magari invece di scaricare il cassonetto dei rifiuti misti 4 volte alla settimana si può scaricare 2 o 1, dipende da come chi riesce a smaltire meglio, a differenziare meglio. Importante è imparare come si usa il centro di riciclaggio. Ci sono i volantini che si danno agli abitanti di Dignano, si impara già da piccoli all'asilo, alle scuole, ma come accettano i cittadini le novità? Come ogni novità portata dai cambiamenti, è un po' macchinosa all'inizio, ma sono molto fiducioso perché, come ho menzionato lei stessa, i bambini sono un forte motore di innovamento, per cui con loro non ci sarà problemi. Il problema più grosso sarà magari con le persone che sono abituati a pensare come si poteva sopportare prima, di pensare di
considerare tutta l'immondizia immondizia. Non è così. Gran parte dell'immondizia che noi creiamo con nel nostro quotidiano può essere riciclata e riusata e non deve per forza finire nell'ambiente a creare ulteriore inquinamento. La città di Dignano, molto prima della creazione del centro di riciclaggio, si è rivolta ai propri cittadini in senso educativo. Hanno dato la possibilità a tutti gli interessati di apprendere le varie novità. I laboratori col nome Centro di Riciclaggio sono stati svolti nella scuola dell'infanzia Peter Pan Dignano. Volevo dire che, come premessa, che noi l'obiettivo fondamentale nell'arco dell'anno pedagogico, l'obiettivo fondamentale nel lavoro didattico è quello di far conoscere ai bambini le bellezze della natura per poterle apprezzare. E in questo, la natura vista come una fonte di vita inestimabile per tutti gli esseri viventi. In questo modo insegniamo loro ad assumere comportamenti corretti verso la natura, a rispettarla e a mantenerla pulita. E dato che la città di Dignano ha introdotto la raccolta differenziata dei rifiuti, anche noi nella scuola dell'infanzia, nel nostro mondo piccolo, vogliamo contribuire a questo assumendo nuove norme di comportamento. I bambini eseguiamo la raccolta differenziata della carta giornalmente, della carta e della plastica. I bambini con queste norme nuove di comportamento imparano a non sprecare i rifiuti ma a riutilizzarli oppure a riciclarli in diversi modi. Avete visto che adoperiamo molto materiale di consumo, di scarto, nelle attività artistico-manipolative. In questo modo i bambini imparano a non sprecare le cose, a riutilizzarle, che sono preziose fonti di altre attività conseguenti. E pian piano, sin da piccoli, inculchiamo loro il senso di cittadini responsabili verso la salvaguardia dell'ambiente. A me è piaciuto tantissimo quando siamo stati all'apertura del centro di riciclaggio che i grandi hanno detto che i piccoli sanno ancora più di loro riguardo al riciclaggio e lo imparano proprio qui all'asilo. È importante sin dall'inizio imparare e mostrare come si fa. Infatti giornalmente un'azione quotidiana come il lavare i denti, lavarsi le mani diventa un'azione automatica. I bambini tante volte puliscono il naso e ci chiedono: butto nella plastica o nella carta? No, invece nei rifiuti comuni. Ecco, è una cosa giornaliera che pian piano diventerà automatica, non ci penseranno, così anche loro stimolano i genitori a casa. Non devi buttare qua, devi buttare di là, noi così facciamo così all'asilo. Ecco, diamo esempio. Ci mostrano come si può imparare anche dai bambini. Si capisce, i grandi imparano sempre dai bambini. Nella scuola dell'infanzia Peter Pan hanno creato il loro centro di riciclaggio. Abbiamo l'angolo del riciclaggio, in quanto vedendo i bambini da parte di loro un interesse nel creare con dei materiali del riciclaggio, abbiamo allestito quest'angolo con l'aiuto dei genitori che di continuo ci portano materiale di recupero. Abbiamo delle canucce, varie spugne, tappi che i genitori ci portano, cose semplici, rotoloni di carta, scatole vuote di CD, cartoncino di varie forme, grandezze, del Kinder, la plastica del Kinder, scatole di scarpe, legno abbiamo, a volte sappiamo dare ai bambini martello e chiodi per costruire, scatole di cioccolatini, tè e tutto quanto. Qua abbiamo anche i rotoloni di carta, scatole di uova. Ma tutte queste cose che avete qui, voi le riusate dopo? Sì, le riusiamo, come potete dopo anche vedere. I bambini da soli prendono, se hanno voglia di fare qualcosa, liberi sono di prendere qualsiasi cosa e di creare quello che loro vogliono, da robot a navi, a case e così. Vittoria ci ha mostrato come usano i materiali riciclati. Puoi dirci cosa fate? Io ho fatto questo e questo. Puoi mostrarci cosa hai fatto? Cos'è questo? Questo sono vagoni. E cos'altro hai fatto? Hai fatto una scatoletta? Sì. È una scatoletta che si può usare per varie cose?
E tu hai aggiunto anche un po' di pasta per decorarla? Sì, anche questo è mio. Ti diverte? Sì. Ti piace qui in asilo? Sì. Anche Giuseppe, Massimo e Mauro ci hanno mostrato una vera e propria installazione fatta di materiali riciclati. Una nave pirata. La nave pirata l'avete creata con cosa? Con il cartone. Col cartone e con la plastica. Ma ci potete spiegare come è venuta l'idea? Perché proprio una nave pirata? Perché è più bella di tutti. Anche avete visto là un robot? Abbiamo visto il robot, abbiamo visto che utilizzate delle cose vecchie per creare cose nuove. Sì. C'è soltanto bisogno di un po' di immaginazione. Sì. E si possono creare tante cose belle? Sì. I bambini dell'asilo Peter Pan hanno anche una canzone dedicata al riciclaggio dei rifiuti. Anche la scuola elementare di Dignano, da molti anni, insegna ai propri alunni l'importanza del riciclaggio e della salvaguardia della natura. Già da forse anche più di 5 anni, grazie alla città di Dignano e alla ditta comunale Contrada, noi a scuola, nel nostro cortile, abbiamo la piccola isola ecologica, dove ci sono i container per il riciclo, quindi per la carta, per la plastica, per il vetro e per le lattine, e più il resto per la indifferenziata. Allora, una piccola nostra isola ecologica. I ragazzi da sempre erano abituati a riciclare, già da prima facevamo delle azioni della raccolta della carta, che è quello che si produce più di tutto come rifiuto a scuola. Però negli ultimi anni, con i cambiamenti di legge, con il funzionamento della raccolta differenziata nei vari comuni e nelle varie città, con la creazione nella nostra Dignano e nel territorio circostante delle isole, appunto, ecologiche, isole verdi nei vari punti degli abitati, con il da poco aperto centro per il riciclo, abbiamo avuto anche delle educazioni particolari per i nostri alunni. Quindi durante il primo ed il secondo semestre abbiamo avuto delle educazioni mirate a tutti i nostri alunni. Vediamo cosa pensano gli alunni della scuola di Dignano riguardo al riciclaggio. Noi siamo una scuola ecologica, ricicliamo la carta, in tutte le classi c'è un bidone per la carta fatto di cartone e poi una volta alla settimana gli alunni vengono e prendono questa carta e la riciclano. Poi abbiamo anche un orto e una fattoria dove ci sono animali, dove crescono piante e così via. Poi siamo molto all'aperto, rispettiamo la natura, sì. Dunque, sin da quando siete piccoli, praticamente dalla prima elementare, vi insegnano a riciclare. Sì, giusto. Cosa pensi tu personalmente riguardo al riciclaggio? Che è molto importante per salvaguardare il pianeta, per diminuire i rifiuti. Tu ricicli? Sì, a casa sì, da abbastanza. Come funziona il riciclaggio qui a Dignano? Poi ci sono i centri di riciclaggio, abbiamo anche qui a scuola, e vengono le pattumiere, li portano qui e riciclano, poi quando c'è più grande portano in altre città. Entrando nella scuola di Dignano abbiamo notato un albero, l'alunna Elisabetta Borghetti ci ha spiegato di cosa si tratta. L'albero che sta dietro di me è stato fatto da noi della sezione italiana. Praticamente su quelle foglie scrivono dei messaggi, delle parole molto importanti per spiegare come possiamo aiutare la terra, perché adesso ci sono dei problemi con il clima, e scrivono dei messaggi come poter riciclare, fare cose così. Sono dei pensieri riguardo all'ecologia, ma la vivete l'ecologia o sono soltanto parole scritte su una carta?
No, allora la viviamo anche l'ecologia, soprattutto anche qua a scuola, ma a casa, diciamo dappertutto anche. La città di Dignano ha organizzato dei laboratori per la popolazione più adulta per apprendere meglio il nuovo centro di riciclaggio. Questi laboratori spiegano praticamente ai cittadini in che modo si devono differenziare i rifiuti, a cosa servirà il centro di riciclaggio e come tutti assieme possiamo fare che il nostro ambiente sia più pulito e più sano. Mirella Marini, segretaria dei pensionati della città di Dignano, ci ha detto cosa hanno organizzato nel centro diurno per anziani Angelo Cecon Dignano. Oggi che abbiamo organizzato insieme con la città di Dignano praticamente un consiglio alla gente che vieni, che vedi che finalmente anche a Dignano cominciamo con questa immondizia a metterla un po' di sinistra, un po' di destra, non tutte insieme. Volevamo sapere cosa pensano i cittadini riguardo alle novità nell'ecologia nella città di Dignano. Finalmente, una roba giusta fatta per Dignano e i dignaniesi, perché vedere una città così bella e vedi questa immondizia per tutti i cantoni un po' mi fa male, sono sincera. Spero, cominciando da noi anziani, va avanti con i nostri fiori, con i nostri nipoti, perché mi sono quella della sarga ai nostri fiori, ai nostri nipoti, pronipoti. Un mondo, una città è un mondo pulito e fiorito, non così tutto pieno di immondizia, dove ti te giri, immondizia a sinistra, immondizia a destra. Sono una roba che non mi piace, ecco. Probabilmente sarà sicuro più netto la città di Dignano, perché se no si buttava di qua della se scovasse, così che adesso che voglio vedere cosa saranno. Probabilmente è una buona roba, ma adesso che voglio vedere come che tutta la gente se tenerà di questa roba. No? Uno dei cittadini che ha partecipato ai laboratori educativi è stato Ennio Forlani. Ma penso che sia un dovere di ogni cittadino preoccuparsi della propria località, del proprio posto e poi lo smaltimento dei rifiuti è un problema talmente grande che si dovrebbe venire in massa. Una novità ci sarà riguardo ai rifiuti nella città di Dignano, cosa pensano dell'iniziativa? Ma ancora non lo so, non ho sentito qualcosa, ho letto che ci sta facendo dei lavori, ma non sono ancora a conoscenza. Dovrebbero diminuire le bollette? Non ci spero, di solito non calano mai le bollette, crescono sempre, comunque lo smaltimento dei rifiuti è un problema grande che sicuramente ha i suoi costi. Il centro di raccolta per rifiuti riciclabili è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e sabato dalle 8 alle 16. Tutte le informazioni le potete trovare sulle pagine della società Contrada. Cari telespettatori, siamo arrivati alla fine di Differenzia, Ricicla, Risparmia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi auguriamo una buona serata con i programmi di TV Nova.